Ciao a tutte ragazze! Visto che so anche fischiare, perché noi ragazzi di montagna sappiamo anche fischiare, né? Bentornate ragazzi sul mio canale, sono Chris75. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, che così arriviamo a 1000 e posso fare le live con le mie amiche. Grazie! Allora, oggi voglio farvi vedere una cosina che mi sono presa al Lidl e voglio montarlo con voi. Adesso vi spiego cos'è successo. Dai, devi andare a fare la pipì. Mando a fare la pipì la gatta e arrivo. Mandata a fare la pipì la pallina. Allora, cosa è successo? Mia mamma ha rotto il suo frullatore. Allora gli ho dato il mio. E gli ho detto, ma gliel'ho dato a Pasqua. Gli ho detto, tienilo te, mamma. Io me ne prenderò uno nuovo. E ho comprato questo qua, quello della Silvercrest. Ho preso il frullatore ad immersione. Allora, questo qua dice che fa. Ve lo dico, frullino per passare, inserto lame e frustino per montare a neve in acciaio inossidabile. Allora, praticamente io ce li avevo tutti, però sia quello, vabbè, il mini pimer mi funzionava ancora, però questo qua, ho detto, vabbè, l'ho visto, mi è piaciuto, 19,90 euro, ho detto, per il prezzo che ha, adesso controllo se c'è tutto, perché se no ho tenuto lo scontrino, a parte che serve per la garanzia, ma... L'ho preso verde, il colorino verde così perché mi piaceva. Vediamo se c'è tutto, ma è bello! Ma è anche bello grande! Ma no, pensavo che era piccolino! Ma che bello! Ma ha fatto proprio bene a prenderlo! Ma che tonta, non avevo capito che era così grande! Allora sono due volte contenta, ho fatto un affare! Anche questo glielo metti su. Cavoli, bene, bene, sono contenta. Poi vedremo da non far stupidare. Ah, questo forse va qua così. No, io sono proprio. Ah, questo è il suo. Lo mettiamo solo così praticamente. Poi guarderò bene sul biglietto da non sbagliare. Io ho il vizio che ogni cosa che cosa devo sempre guardare il libricino delle istruzioni. Comunque sono molto contenta perché è molto capiente, eh? Quello che avevo io è piccolino. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate che lo devo così, questo magari glielo do su a mia suocera che magari il suo non andava più. Vedete, però si era rovinato tutto perché a forza di frullare. Questo è proprio piccolino, confronto a lui. Ah, ho fatto bene. Boh. Così almeno ho tutto in uno, lo tengo lì e ho tutto in uno. Questo per fare il classico, quando devi passare la minestra, quelle cose lì. Bello. È questo che non capisco. Ah, ok, adesso ho capito. E questa va qua. Ah, è vero. Sì, bello. E questo mi va bene per passare anche per fare... Devo capire qua bene che non si sgancia. Vabbè, poi lo guarderò bene. Sì, mi piace. Questo va bene quando vuoi fare montare l'uovo. Ah, vedi, c'è il clip, te lo metti. Ah, ok. Se, perché devo sempre... Ah, poi leggerò bene le istruzioni da non far stupidate. Sembra carino così. Ah, ecco, fa un click. Fa questo clack, vuol dire che è agganciato. Vedete? Infatti è bello. Bello. Anche come colore è bello. C'ha 5 velocità. C'ha anche il turbo volendo. Bello, mi piace. Bello. Me l'avete sentito dire tante volte che è bello, eh? Bello davvero. Quanto ci starà dentro? Vediamo un po' se c'è una misura. No, misura non ce n'è. Però ci sta un po' di roba, eh? Bello. Oh, sono contenta. E in più c'è anche il suo contenitore con le quantità in millilitri. Comodo. Sempre. Cavoli,
Bello, bello, c'è il coso per farlo stare. Ma guardate, c'è anche il suo coperchietto, diventa anche un coperchio, ragazze. Allora, se vuoi lo lasci sotto così, no? Ma è proprio bello. Ma per 19,90 euro, ma veramente, è come se te lo tirano dietro, eh? E diventa anche un coperchio che praticamente tu hai frullato qualcosa, vuoi che ti rimane e rimane un po' protetto, che non va subito. Bello! Bravi! Ma sono proprio. E scommettiamo che anche questo? No. Ma. E infatti, anche questo qui, ragazze. Ma che bello, ma che bravi! Ma come le studiano bene! Ma guardate che bello! Diventa un coperchio anche questo. Ce l'ha sotto e poi diventa un coperchio. Bravi! Ma sono proprio bravi questi qua della Silvencre. Ma sono buoni i prodottini di questa marca? Bene, sono contenta, ragazze. Contenta e soddisfatta. Adesso metto via tutte queste cose, vedo quello che tengo tutto fin quando non ho visto che funziona. Quando ho visto che funziona, poi allora la carta, quelle cose le butto via. Però fino a quel giorno lì teniamo tutto, che non si sa mai. Il suo libricino anche, io lo tengo sempre, ho un cassetto in sala dove metto tutti questi libricini delle cose, si sa mai, magari ti dimentichi qualcosa, vuoi capire o hai dei dubbi, vai sempre a rivederteli. Io li tengo sempre i libricini. Lo so che adesso anche con internet uno li trova, però, ma bello, eh? Guardate, veramente geniale, lo tieni sotto se vuoi, o se no, quando lo vuoi tenere. Lo vuoi tenere sull'armadio, che ce l'hai in vista, te lo tieni così. Ma bello. Così. E se no lo usi come coperchio. La stessa cosa questo. O glielo usi come coperchio, o se no lo lasci sotto. Bravi. Adesso metto tutto a lavare queste cosine. Anche la lama è una bella lama. Sono soddisfatta. E con questo, ragazze, guardate, io vi dico già che ve lo consiglio. Poi sicuramente lo proverò e vediamo se sbatte bene. Vabbè, il mini pimer sappiamo già che va bene. Poi c'ha 6 velocità, dunque devo solo provare questo a vedere se trita veramente tutto bene. Ma sicuramente, perché se ha 6 velocità trita anche bene, farà diverse, potrei anche decidere di più la misura. Mi piace. E poi questa cosa qui dei coperchi. Veramente, ragazze, per 19,90 euro. Dunque, ragazze, se questo video vi è piaciuto, pollice all'insù. Se questo video non vi è piaciuto, pollice all'ingiù. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per Bacco. Attivate la campanellina perché così alla mattina verrete scosse da questo muso. E niente, ragazze, adesso vado a fare un altro video perché ho preso anche il tagliaerba e voglio fare la recensione anche di quello. Voglio montarlo davanti a voi. Ciao, ragazze.